Buongiorno a tutti, innanzitutto. E per quanto riguarda quel che è successo in questi giorni in Europa, diciamo subito che un principio importante è stato affermato ed è una vittoria anche storica, come ha riconosciuto anche De Bortoli, ha detto il presidente Conti, cioè vale a dire un'Europa che si stava sfilacciando ha ritrovato una sua unitarietà e una sua solidarietà. Questo risultato dobbiamo anche ascrivercelo a noi e al nostro governo. Detto questo, io intervengo con una domanda. Arrivano i soldi, ma sti soldi di chi sono? Sono soldi nostri, non nostri, dei nostri figli e dei nostri nipoti. Quindi, intanto è bene che arrivano, in quanto servono per far stare meglio loro. Allora va bene, ma se arrivano per indebitare loro è un disastro, perché uno che non ha soldi e va a chiedere altri prestiti fa più danni. Quindi il mio auspicio in questo momento, io essendo, diciamo così, ormai spettatore, lei prima quando mi ha presentato mi ha detto Di Pietro che fu ministro dei trasporti e delle infrastrutture. Si è Bene, offeso per il passato remoto, da spero di no, nonno Di vorrei Pietro. dire. E fu, siccome immobile, io voglio sperare che questi soldi che arrivano, che nessuno ci sta regalando, sia un ulteriore debito. Ne abbiamo 2000, già 2.500 miliardi di debiti, ma che sia un debito che possa produrre qualcosa, non solo sussidi, 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 perché Chiaro. chi paga saranno i nostri nipoti. Chiudo dicendo con una domanda. Dei soldi che arrivano dall'Europa, una parte sono prestiti, ma l'altra parte che si dicono vengono dati direttamente dall'Europa, anche questo è un falso problema, o meglio una falsa affermazione, perché l'Europa non è che stampa i soldi, sono soldi che i singoli stati gli danno e quindi Certo. Certo. sono sempre soldi nostri che entrano da una mano e escono Però c'è dall'altra. anche quel Quindi è principio bene che della, arrivano, richiamato ma è anche da anche Conte bene che relativo sappiamo ai come li titoli di usiamo. Stato.